60esima edizione della Mostra del Cinema di Pesaro, una straordinaria occasione anche perché rientra in quello che è un anno eccezionale per la nostra città, Pesaro capitale della cultura. Sì, esatto, è un, come dire, un binomio veramente lusinghiero per un direttore di festival, perché non è che capita spesso anche in altre manifestazioni in altre città, e quindi abbiamo lavorato assolutamente per essere in sintonia con Pesaro capitale italiana della cultura. Questa sintesi insieme fa sì che la mostra è diventata ancora più forte, perché per esempio nella parte legata al cinema in piazza, che è il lato, come dire, più pop, più popolare della mostra, ci saranno una serie di incontri, una serie di protagonisti. Iniziamo con Sergio Castellitto, ma poi ci saranno Ficarra e Picone in piazza, ci sarà Jasmine Trinca con un film in anteprima italiana su Maria Montessori, grande pedagoga peraltro marchigiana, ci sarà Valentina Lodovini, e si finirà con Luca Guadagnino, con un concerto poi di musica dedicato a Henry Mancini con il conservatorio. E quindi diciamo che abbiamo lavorato per rendere questa sinergia ancora più forte quest'anno. Luca Guadagnino è omaggiato con un premio speciale che si chiama Pesaro Nuovo Cinema 60, per dare l'indicazione nostra di qual è il tipo di cinema anche italiano e internazionale possibile. È un amico del festival, è stato in giuria in passato e rientra in questa focus che stiamo facendo sul cinema italiano con tre libri, uno dedicato a Luca Guadagnino, uno a Ficarra e Picone e uno a Franco Maresco. Tre palermitani, tre siciliani, Luca Guadagnino chiaramente in questo momento è cittadino del mondo con uno dei film di maggiore incasso dell'anno in tutto il mondo, però ecco, la nostra idea di cinema è lo studio della commedia Ficarra e Picone, lo studio di un artista unico come Franco Maresco e lo studio di Luca Guadagnino, che vediamo proiettato, ecco, appunto in ambito internazionale, perché poco dopo che verrà la mostra inizia a girare il suo nuovo film con Julia Roberts a Londra. Una mostra che marca i temi principali dell'anno della capitale della cultura, con grandissimi ospiti, si lega alla settimana della cultura coreana, di cui tra l'altro è stata dal 2005 antesignana la mostra del cinema, con un'edizione straordinaria dedicata alla Corea del Sud. Quest'anno, diciamo, in un anno in cui anche quella cinematografia e in generale anche quello slancio produttivo rispetto alle media arts è centrale a livello mondiale, Pesaro si riafferma come luogo di dibattito e di visione in particolar modo di questi capolavori, che poi sono quelli che generano anche, diciamo, il successo delle serie televisive di cui tanti di noi sono appassionati. A parte questo, il legame con Sarajevo, Pesaro è una storia importante anche di gemellaggi, tra cui Sarajevo e il Sarajevo Film Festival, una delle manifestazioni più importanti in Europa, e da anni cercavamo questa connessione, siamo felici che si sia creata proprio nell'anno della capitale della cultura, e in generale appunto anche le nuove tecnologie, il legame con la CTE, con la Casa delle Tecnologie, quindi apriamo la porta dal Super 8 che comunque è presente fino al cinema immersivo e tecnologico, quindi insomma veramente una manifestazione in grado di parlare a tutte le generazioni, in grado di parlare a tanti canali di pubblico, in grado di parlare a tutta Europa, a tutto il mondo. Festival internazionale, tante persone dall'Italia ma anche da fuori vengono qua, ma soprattutto un festival che ha un grande dialogo con la città e che della città diventa protagonista per 10 giorni, occupando tanti spazi, la spiaggia, la piazza, il cinema sperimentale, il cinema Astra quest'anno ritorna protagonista al festival, al Palazzo Gradari, la Casa delle Tecnologie Emergenti, Spazio Bianco, quindi veramente non si può non imbattersi nel Festival del Cinema di Pesaro per una grande festa che, ricordiamo, è tutto completamente gratuito, quindi tutte le nostre proposte sono gratuite, siamo veramente felici e eccitati per questo inizio. Un festival per esperti, per appassionati di cinema, uno dei nostri punti di maggior valore è la produzione editoriale, che continua ad essere un elemento di grandissimo prestigio del nostro festival, che però sempre più si coniuga con un allargamento, una platea di appassionati, ma diciamo di gente non studiosi, non necessariamente studiosi di cinema. È una linea sottile quella che stiamo percorrendo, perché cercare di tenere insieme l'anima più scientifica, più colta e l'anima anche più popolare, ma credo che questo percorso impervio e sottile lo stiamo percorrendo con una efficacia e i risultati ci stanno dando ragione, ed è questo l'elemento di più grande soddisfazione.